Buon pomeriggio e benvenuti al TG Flash delle 14.55. Dalle 8 di questa mattina sono 23 i partiti e i movimenti che hanno depositato al Viminale i contrassegni e i simboli elettorali in vista delle elezioni del 25 settembre. Avranno 3 giorni di tempo per farlo. Per Berlusconi, se passa il presidenzialismo, sono necessarie le dimissioni di Mattarella. Poi il leader di Forza Italia si chiarisce: mai attaccato Mattarella, ho detto ovvietà. Indignati Letta e Calenda, la Meloni ribatte: il presidenzialismo è una riforma seria. Altre 2 navi mercantili cariche di cereali sono salpate oggi dai porti dell'Ucraina sul Mar Nero sulla base dell'accordo sul grano di fine luglio mediato da ONU e Turchia. Una è diretta proprio in Turchia, l'altra, con 60.000 tonnellate di mais, naviga verso l'Iran. Ad oggi 14 bastimenti carichi di cereali sono partiti dai porti dell'Ucraina. Nubifragi nel Regino, in Sicilia, scilla, un'alluvione lampo ha trascinato decine di automobili sul lungomare e invaso di fango le strade. A Stromboli, temporale piogge hanno creato grossi disagi con case completamente allagate, danni che si aggiungono a quelli già causati dal maxi incendio del maggio scorso che ha devastato la vegetazione dell'isola. Il Covid in Italia scende anche questa settimana, l'indice di trasmissibilità RT è a 0,81 e l'incidenza di casi nel nostro paese è pari a 365 ogni 100.000 abitanti. Nelle ultime 24 ore abbiamo 28.433 nuovi casi e 130 morti. Il tasso di positività è al 15%, stabili le terapie intensive, in calo i ricoveri ordinari. La direttrice di una struttura sociosanitaria di Catania è stata arrestata dalla Polizia di Stato per maltrattamenti nei confronti degli ospiti anziani o dei disabili. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal GIP su richiesta della Procura. L'indagine nasce dalla denuncia presentata dal familiare di un assistito, cui era stata diagnosticata la frattura di una vertebra. 78 anni fa l'eccidio nazifascista compiuto nelle frazioni di Sant'Anna di Stazzema, nel Lucchese, morirono 560 persone, l'orrore ha colpito le nostre terre, la nostra gente, a testimonianza degli effetti di ideologie perverse, nemiche della dignità e della libertà delle persone, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli assassini, ufficiali militari delle SS che compirono la strage aiutati dai fascisti della zona, prosegue il Capo dello Stato, manifestarono fino in fondo l'inconcepibile disumanità. A soli 67 anni è morto Claudio Garella, portiere vincitore di 2 scudetti con la maglia del Verona nel 1984-85 e fra i pali del Napoli di Maradona nel 1986-87. Cresciuto nelle giovanili del Torino, ha giocato anche con la Lazio, la Sampdoria e l'Udinese prima di chiudere la carriera all'Avellino. È tutto, l'informazione torna come sempre alle 18.30. Buona giornata.